Stadio Polivalente Stanganelli di Gioia Tauro, è la nona giornata del campionato di Serie D Girone I. La sfida tra Nuova Gioiese, padrona di casa, e la Tiger Bro di Mister Santino Bellinvia. Sono proprio i Tigrotti a cominciare meglio. Il calcio d'angolo di Disenso, il colpo di testa di Calabrese al terzo minuto, facile. La parata di Simonetta, ancora Disenso sulla destra, il traversone al ventunesimo. Bica Badan in acrobazia col sinistro, la palla che si perde al lato di un soffio. La Gioiese ci prova con Crucitti, il suo traversone per Trentinella. Il taglio dell'attaccante non è però premiato da una conclusione degna di nota. Ci prova anche De Manuele per la Tiger, il suo tiro però è centrale, bordata bloccata sicuro da Simonetta. Disenso mette in mezzo un buon pallone, Ferrante di testa, ancora Simonetta, molto tranquillo il portierino, classe 1994. La Gioiese ci prova in un paio di occasioni, ma D'Alessandro è sempre attento e non corre alcun pericolo. Secondo tempo nel montaggio, andiamo con Disenso che mette in mezzo Simonetta, in questo caso non è sicurissimo, non ci riesce però la Tiger ad approfittare dell'errore del portiere, classe 1994. Inizia a macinare il gioco la Gioiese con l'ingresso di Manfre, che scarica dietro per Fiorino, la sua conclusione, la palla molto larga, poi Crucitti non riesce a rimetterla in mezzo. Simonetta ancora insicuro con i piedi, in questo caso se la cava come può, poi Zampaglione, la sua conclusione, Manfre, guardate, incredibile, al minuto numero 64 cosa fallisce l'ex Città di Messina. Poco dopo un altro traversone, ancora Zampaglione al volo, sicuramente il migliore dei suoi, il numero 10 viola, palla alta. Altro calcio di punizione con Crucitti che mette in mezzo Saccai, mischia, facile per D'Alessandro anche in questo caso la parata. Crucitti ancora al 71esimo e ancora una volta D'Alessandro è molto sicuro, presente ancora una volta il portierino, classe 1996 della Tiger Brolo, che si ripete poco dopo. Intanto un colpo di testa ancora una volta di Saccappa all'alta, la Tiger ha un paio di occasioni con Sparacello e Calabrese non sfruttate, Santino Bellinvia dà indicazioni, nel frattempo Zampaglione in scivolata si salva distinto il buonissimo D'Alessandro, poi punizione per la Tiger, D'Arrigo prova la deviazione, Falanca non ci arriva, è facile per Simonetta la presa, poi nel finale ancora Zampaglione ci prova col suo destro a giro, la palla che si perde di poco al lato, Crucitti, punizione, facile la presa di D'Alessandro, finisce 0-0 a Gioia Tauro.